Comandante. L'arrivo davanti al comando provinciale dei carabinieri è un lungo, dirompente scrosciare di applausi, mentre il comandante, affiancato dai suoi uomini, accoglie i tanti che lo avvolgono in una sorta di abbraccio corale. Considerando che la vigilia di Natale è veramente un bel segnale, direi che è un giorno di festa non solo per noi carabinieri, per quello che abbiamo fatto, ma soprattutto per la gente di Vibo. Del resto il nome dell'operazione che è stata portata a termine è simbolico, e mi piace notare che è stato già condiviso e se ne è appropriato la gente, Rinascita. Ecco, la gente sta rispondendo in maniera decisa sin dal primo istante. Assolutamente sì, e questa per noi carabinieri, per tutti i carabinieri di Vibo che io rappresento, è forse la soddisfazione maggiore. Questa è la gratificazione di un lavoro intenso, duro, che come avete potuto vedere ha portato via sacrificio per interi anni, senza guardare feste, senza guardare orari, trascurando le famiglie. Gli oltre 5.000 che hanno risposto alla chiamata di Libera, nonostante sia la vigilia di Natale, hanno camminato lungo le principali vie cittadine in un corteo voluto per dimostrare vicinanza e gratitudine agli uomini e alle donne dello Stato che quotidianamente sono in trincea per l'affermazione dei principi della legalità e della democrazia in questo territorio. Un territorio che all'indomani dell'imponente operazione opportunamente denominata Rinascita ha mostrato forte la voglia di riscatto. Vibo lo abbiamo constatato già 2 anni fa quando abbiamo organizzato qui la giornata regionale della memoria dell'impegno il 21 marzo, ha risposto benissimo, anche oggi non poteva essere da meno. Certo, la vigilia di Natale potevamo aspettarci che ci fosse di meno persone, però oggi ha risposto bene, segno positivo. L'opinione pubblica ha reagito in una maniera precisa dinanzi a quest'ultima operazione. Certo, ha reagito in maniera precisa, soprattutto stando dalla parte giusta, stando dalla parte delle forze dell'ordine, della magistratura, incoraggiando, ma adesso ci vuole un sussulto un sussulto di coscienza, perché dobbiamo metterci la faccia tutti. Se prima lo facevamo in pochi, adesso dobbiamo esserci davvero tutti, perché non ci sono più scuse. La risposta della gente è bellissima, è importantissima, perché hanno capito il reale senso di questa iniziativa. C'erano diverse variabili che potevano condizionare negativamente la non riuscita di questa iniziativa, invece c'è tanta gente che vuole mostrare il viso pulito di questa comunità e soprattutto rendere omaggio agli uomini e alle donne dello Stato, agli uomini e alle donne in divisa che quotidianamente in questo territorio sono in trincea per la formazione dei diritti, di legalità e di democrazia in questo territorio. Un corteo da Piazza San Leoluca fino al Comando Provinciale dei Carabinieri organizzato da Libera Vibo per mostrare vicinanza e gratitudine agli uomini e alle donne dello Stato per il ripulisse dell'inchiesta Rinascita Scott che ha portato in carcere 334 persone. Amministratori, associazioni, rappresentanti degli enti, forze dell'ordine e questa volta, per fortuna, tanti cittadini comuni che hanno raccolto l'invito ad essere presenti. Stiamo rioccupando gli spazi che ci hanno restituito perché oggi è importante scendere in piazza, significa finalmente rendere alla cittadinanza una nuova Vibo, perché il cambiamento principalmente parte dal basso, dobbiamo essere noi a metterci la faccia in prima persona. Dobbiamo liberarci degli oppressori, basta, siamo stufi, non abbiamo paura. Rivogliamo la nostra Calabria, che non deve essere sempre in prima pagina per cattive notizie. C'è anche gente onesta come noi e siamo qui a manifestarlo. Vero, siamo qui a manifestare e a ringraziare le forze dell'ordine e lo Stato che ci hanno ridato la nostra libertà. Quindi noi siamo pronti adesso a riprenderci ciò che è nostro. Una marcia simbolica che ha raccolto lungo il suo tragitto in quanti si sono sentiti partecipi di questa rinascita della comunità vibonese. Tra loro anche il neo procuratore della Repubblica, Camillo Falvo, che ha atteso il corteo dinanzi al tribunale, e il prefetto, che insieme alle altre forze dell'ordine si è unito a tutti quanti dalla prefettura. La popolazione si è svegliata, noi siamo contenti di questo, è sicuramente una manifestazione importante per Vibo. Gli eventi di questi giorni sono stati fondamentali per il risveglio delle coscienze e questi sono i segnali che noi ci aspettavamo. Lei è uscito fuori dal palazzo, non ha aspettato all'interno degli uffici, è un segnale anche questo? Io se non svolgessi il ruolo che svolgo sarei con loro a manifestare, perché queste sono le cose belle della
della gente che dimostra chiaramente di stare dalla parte giusta. È chiaro che un po' alla volta io credo che le cose miglioreranno sempre da questo punto di vista, e io ho sempre detto che la mia porta sarebbe stata aperta, e la mia presenza qua è un gesto simbolico di vicinanza a questi ragazzi, a questa gente che vuole dire no all'andrangheta che opprime questa città. Un grande segnale che speriamo sia dato oggi dalla città di Vibo e da tutte le persone che oggi verranno a Vibo per partecipare a questa marcia. Io direi la stragrande maggioranza dei vibonesi e dei calabresi dovrebbero partecipare, se non di persona, almeno idealmente a questa marcia. Lei si unirà a questa marcia? Certamente, sono qui che aspettiamo insieme ai vertici delle forze dell'ordine per l'inizio del corteo e poi ci aggregheremo.